Ciao a tutti, io sono Palmi. E io sono Bart. Bentornati nel nostro let's play di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso episodio, Bart è riuscito a placare la collera di Cleavor usando le calmasfere che ha inventato il professor Laven. Sì, abbiamo anche ottenuto il Flotto Memor Day per cavalcare l'altissimo Weirdir. Il Flotto ce l'ha regalato Damon. E quindi adesso Bart, dove si va? Si va da Soruan? Sì, andiamo a fare rapporto al professore? Ah, prima andiamo da Laven? Sì, alla Ok, andiamo. base della landa. Sarà contentissimo. Vediamo un po' cosa ci dice. Sei riuscito a placare la collera di Cleavor, il re delle foreste. Torna al villaggio e informa Soruan su. Ok, quindi ora stiamo tornando al villaggio Giullo. Una luce che svanisce in cielo. Ne deduco che hai placato un Pokémon regale. Oh, ma cosa vedono i miei occhi? Quelle sembrano proprio delle lastre. Fammele vedere un istante, per favore. Vi è inciso qualcosa. Il luogo ove l'universo nacque, ove l'essere originario ebbe principio. Sembrerebbe parte di un antico mito. Posso domandare dove le hai ottenute? Ah, quindi le hai ricevuto dopo aver ottenuto l'approvazione di Weirdir e in seguito placando la collera di Cleavor. Fremo dall'eccitazione! Non è altro che una mia congettura, ma credo che lastre come queste siano sparse per tutta la regione. Raccogliendole tutte e decifrandone le incisioni, potremmo scoprire delle verità nascoste. Nulla stimola la mia curiosità più dei misteri celati nei miti e nelle cronache antiche. Straordinario, io vivo per questo, ma ora ti devo salutare. Alla prossima! Sempre Perfetto. simpatico il nostro amico Etelo, vero? Sì, quindi ora dobbiamo andare Da da Soruan. Sorwan. Vediamo cosa ci dice, sono davvero Ok, curiosa. andiamo da Sorwan. Ed eccoci qui dal direttore Sorwan. Oh, che impresa memorabile! Mi hanno fatto un resoconto dettagliato. Hai domato la collera di Cleavor e riportato pace e sicurezza nella vita di tutti noi. Ti sei battuto con valore per il Team Galassia, benché tu sia uno sconosciuto caduto dal cielo. Meriti il mio rispetto. Tuttavia, è presto per riposare sugli allori. Mi è giunta voce di disordini in altre zone colpite dalla collera di Pokémon regali. Perciò, continua le tue ricerche sui Pokémon, mostra al villaggio Giubilo quanto sei prezioso. È tutto, puoi andare. I tuoi compagni devono essere dalla tovaglia di Lino. Raggiungili. Missione, la collera del re delle foreste è completata. Perfetto. Ed ecco i nostri amici. Caro Rampei, gradiremmo 3 porzioni dei soliti mochi di patate, please. E ci porti anche qualche altra specialità della casa, se non le dispiace. Sei sulla bocca di tutti, ragazzo. Se penso che hai affrontato Cleavor, ritieniti fortunato se sei ancora tutto intero. Se posso permettermi, Bart era preparato a dovere. Suppongo abbia analizzato con cura le movenze di Cleavor durante la lotta. La sua vittoria è dovuta all'impegno costante che ha dimostrato. Amazing! Grazie ai tuoi sforzi, anche la squadra di ricerca potrà dedicarsi alle sue missioni in tutta serenità. E per stare più sereni, perché non provi questa? È una ricetta che ho creato con l'aiuto di Rampei. Abbiamo ottenuto la ricetta della palla orba. Ci vuole una patata fumosa e una falce tonda. Allora, a cosa serve? La palla orba praticamente creerà attorno a voi del fumo e se vi accovacciate i Pokémon non vi vedranno. Ok, molto utile. E
sentiamo cosa dice il professore. Oramai non dobbiamo più preoccuparci di venire aggrediti da Cleavor. È il momento ideale per analizzare i Pokémon della landa ossidiana. Bart? Ti stavo aspettando, Bart. Mi chiamo Spira. Ho una richiesta importante da farti. Puoi venire un attimo con me? Che resti un segreto, ma Isui è stata colpita da una grande sciagura. Centinaia e centinaia di anni fa, gli abitanti di Isui riuscirono a sigillare un'entità portatrice di disgrazie. Ma ora qualcosa ha rotto il misterioso incantesimo che imprigionava tale minaccia. Bisogna intervenire o saranno guai grossi per tutti. Per favore, Bart, ho bisogno del tuo aiuto per ripristinare il sigillo ormai spezzato. Che cosa posso fare? Grazie, Bart, grazie mille davvero. Sapevo di poter contare su di te. Prendi questa roccia anima e conservala con cura. Abbiamo ottenuto la roccia anima. Pietra particolare che permette di raccogliere fiammelle dei luccichii violacei. Quando il sigillo è stato spezzato, tante piccole fiammelle si sono sparse per tutta Isui. Sono 107 in tutto e la roccia anima è capace di assorbire quelle fiammelle al suo interno. E c'è dell'altro. Finché avrai con te la roccia anima, potrai vedere le fiammelle a occhio nudo. So di chiederti un grosso favore, ma vorrei che tu raccogliessi tutte le fiammelle. Dovrebbe essercene una proprio qui vicino. Dovresti riuscire a vederla. Avvicinati a quella fiammella e prova a toccarla. Ok, quindi andiamo a prendere quella fiammella. E inizia una nuova missione. Una nuova missione. Sono 107, sono tantissime. Legata a un certo Pokémon. Sì? Sì. Che tu non conosci, Panni? Eh no. Infatti questa storia mi incuriosisce. Sentiamo ancora Spira. La fiammella è stata assorbita dalla roccia anima, bene? Sono felice di aver scelto te per la mia richiesta, Bart. Se non sai dove cercare le fiammelle, chiedi pure a me. Preparerò anche una ricompensa per quando le avrai raccolte. Io sono sempre qui, vieni pure a trovarmi. Fiammelle nel buio della notte, richiesta numero 22. Il giorno dopo, eccolo lì il nostro Bart che si è svegliato. Ci sono un sacco di cose da fare, da cosa iniziamo allora? Oh, certo che al Salone Acconciature del Team Galassia sono un passo avanti, tanto di cappello. No, non mi dire, tu sei Bart! Hai ammansito Cleavor, il re delle foreste, no? Sì, sono io. Sei strafamoso. C'è persino chi ti teme perché hai osato domare uno dei favoriti del Sommo Sinnoh. Ah, che distratta! Io sono Maru. Sono un capitano del Team Diamante, nonché premiata acconciatrice. Capperucca! Devo correre a parlare con Soruan. Ci si vede? Missione principale, Maru è in difficoltà. Ok, quindi direi che la mia domanda di prima, la risposta è andiamo a vedere. Sì, ora possiamo andare a vedere da sopra cosa sta succedendo e poi io direi di andare a esplorare la landa ossidiana. Come ci ha consigliato Dato che Laven. ci sono ancora tanti Pokémon da incontrare in quel posto e tanti posti da andare a vedere.
e anche a raccogliere qualche fiammella, dato che abbiamo questa nuova richiesta molto lunga. Ma Bart, devo dire una cosa, questo gioco mi sta appassionando sempre di più. Ora anche Ursaluna. Ciò significa che quell'inspiegabile collera può scatenarsi anche in Pokémon non regali, forse? Non ho ricevuto dispacci da Damon e Perula. Ad ogni modo, non mi sembra prudente ignorare la questione. Capitano Maru, le sono grato per avermi informato dello stato di Ursaluna. Il nostro leader ha un sacco da fare e il capitano che si occupa di Ursaluna non mi sta ad ascoltare. Gli unici a cui posso rivolgermi siete voi del Team Galassia. Se non erro, è Genaria del Team Perla il capitano che si occupa di Ursaluna. Tra tutti i capitani è quella più testardamente rispettosa delle tradizioni. Bart, ho una missione per te. Va all'acquitrino vermiglio e raccogli informazioni su Ursaluna. Ti autorizzo all'offensiva se necessario. L'area da esplorare per questa ricerca è l'acquitrino vermiglio. È un luogo abitato da Pokémon ben più temibili di quelli della Landa Ossidiana. La sua conformazione è ostica, con valli scoscese e dirupi a picco sul mare. Hai il rango giusto per occuparti della missione all'acquitrino vermiglio. Ti darò le informazioni di cui hai bisogno. Per prima cosa, dirigiti all'acquitrino vermiglio e raggiungi le rovine Flemma. Il capitano di Ursaluna si trova lì. Ok, quindi io direi di posticipare un attimo questa missione per fare delle richieste, anche salire di livello. Ah, perfetto. Pokémon, così diventano più forti Pokémon. Va bene, Bart. E quindi parliamo un po' con la gente con il segno sopra la testa, che significa che ha una richiesta da farci. Ok, questa signora Yuki. Si chiama Yuki. Ehi ragazzo, capiti proprio al momento giusto. Non è che potresti aiutarmi a trovare una pietra per tappare il mio vaso di sottaceti? L'importante è che sia abbastanza grande e pesante da sigillare per bene il vaso. Ah, e se si spostasse da sola, sarebbe il massimo. Preferirei evitare di doverla sollevare, sai com'è. Forse è un Geodude. Ho sentito che si possono incontrare sull'altura Gran Corno, se non sbaglio. Io adesso torno a casa, ma se per caso ne catturi uno, torna a trovarmi. Una pietra per sottaceti, richiesta numero 12. Perfetto. Che possiamo già andare a fare, perché abbiamo già 4 Geodude noi. Benissimo. Che abbiamo catturato in precedenza. Intanto andiamo a casa di Yuki, che mi sembra sia questa qui in centro. Vediamo. Ecco. Ed ecco Yuki, infatti. Mi hai portato un Geodude? Sì, eccoli qua. Vediamo. Questo qui, vediamo le info. E possiamo dargli questo Geodude, seleziona. Dopo che lo consegni, rimarrà con Yuki tutto il tempo. Quindi accertatevi che non sia un Pokémon a cui tenete. Oh cielo, guarda cosa abbiamo qui! Che aspetto roccioso e che peso ideale! È proprio quello che cercavo. Non fa una crepa. Ti sono riconoscente, grazie a questo Geodude i miei sottaceti saranno più pungenti che mai. Richiesta numero 12 completata. Abbiamo ottenuto 3 polpette di miele e una caramella esperienza S. Small. Intanto usciamo. Ok, e parliamo con questi signori del potere e poi andiamo nella Landa Ossidiana a esplorare le zone inesplorate. Bene. Ci Mondino? Vorrebbe qualcuno di forzuto a darmi una mano qui. Ehi tu, della squadra di ricerca, proprio tu mi servivi. Voglio ampliare i campi, ma la terra è così dura che non ce la faccio ad ararla da solo. Del resto, dei campi più grandi gioverebbero anche la squadra di ricerca, non credi? Siamo sulla stessa barca o sullo stesso campo. Comunque vorrei che mi lasciassi un Pokémon di tipo terra.
Ok, cercasi manodopera per arare i campi. Noi abbiamo già Pokémon di tipo terra, quindi glieli possiamo dare. Abbiamo i Geodude, quindi dovremmo dare un altro dei nostri Geodude. Controlliamo che... Ok, possiamo dargli questo Geodude. Ecco qui, questo Pokémon di tipo terra. Wow, ma sono veramente utili questi Pokémon. Sì. Grazie al tuo Pokémon potremo coltivare nuovi campi. Oh, incredibile! La terra durissima sembra essere diventata soffice come bambagia. Come contento il nostro amico Bondino. Finito! Ok, abbiamo esteso i campi. Guarda un po', grazie al vostro aiuto avremo un raccolto eccezionale. Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto del tuo Pokémon. Non è niente in contrario se rimane con noi per un po', vero? Se poi vuoi sostituirlo con un altro Pokémon che può aiutarci ad arare, basterà chiamarlo. Cercasi manodopera per arare i campi. Completata, nuovi campi nel podere, la ricompensa. Ora vi spiego come funziona il podere. Se parlate con Napo, pare che anche i Pokémon abbiano gusti diversi. In fatto di cibo, beh, non mi sorprende. Sono esseri viventi anche loro. Nel podere puoi scegliere un campo da far coltivare a pagamento. Vuoi che coltivi qualcosa per te? Qui ci sono i diversi tipi di colture, che sono 4. Proprio perché abbiamo reso i campi più grandi, perché prima potevamo coltivare un numero minore di cose. Per esempio, prima potevamo solo le cocche e le erbe medicinali, mi sembra. Ora che abbiamo fatto la missione, anche le verdure e i funghi. Ora coltiviamo le cocche. Come funziona? Dopo che avete catturato 20 Pokémon, se li tornate a parlare, vi darà le cocche raccolte per voi. Perfetto, che sappiamo che sono quelle giusto che servono per creare le Pokéball. Ok, quindi adesso possiamo andare alla Landa Ossidiana. Alla Landa Ossidiana. Andiamo a catturare qualche nuovo Pokémon. Sì, a trovare nuove aree. Ok, si parte. Ok, intanto vi dico che alcune cose mentre andiamo. Qui c'è la ditta Ginko, quindi la ditta di Etelo, dove si possono comprare molte cose utili. Parlando con Tsuiri, sì, possiamo comprare tutti i tipi di bacche. Cioè questi tipi di bacche e delle altre erbe. Perfetto. Quindi, delle erbe e delle bacche. Io comprerei qualche bacca arancia dato che ci siamo. Invece, parlando con Ginkor, possiamo ottenere rarità introvabili altrove. Quindi molto utile Ginkor. Benvenuto, capiti a fagiolo, ci sono arrivati gli articoli da non perdere. Gli articoli del giorno sono questi. Che ne dici? Vedi qualcosa che ti interessa? Allora, c'è il set palle orme, il set baccananas e il set polpette di miele. Vi consiglio tra questi tre di prendere il set palle orme, dato che sono nuove le possiamo pure provare. Costa 2000 e hai fatto un affare, fidati con te. 10 palle orme, eccole qui, che abbiamo visto. Perfetto, anche prima che con... ci hanno spiegato anche che appunto... Sì. Intanto, Ilice Luce. Appunto, è stata proprio Luce con Rampei, giusto a inventarle. Sì. Ecco Luce, sentiamo cosa ci dice. Oh, guarda chi c'è, Bart! Non potevi apparire in un momento migliore. Era destino che ci incontrassimo per lottare. Hai ragione. Ti darò del filo da torcere e rafforzerò il mio legame con Pikachu. Parte la sfida di Luce. Squadra di ricerca. Lei manda in campo Mine Junior. Mine Junior è un tipo psico folletto, mi sembra, ed è la prevoluzione di Mr. Mime. Che conosci i panni di Mr. Sì, Mime? Sì, lo conosco, è simpatico. Sì. Fai il mimo. Sì, forte in difesa speciale, e attacco speciale e in velocità. Ma è fortissimo il nostro Duot! Sì. ora manda in campo Pikachu. Ed ecco Pikachu adorabile. A livello 20, a livello molto alto, che mi sa che userà una mossa di tipo elettro super efficace su Duot. Oh no,
Diwot non ha più energie. Chi mandi in campo? Non abbiamo una vera e propria resistenza al tipo elettro. Mandiamo Ponita con ruota fuoco, che è una mossa fisica di tipo fuoco, dovrebbe fargli abbastanza danno a Pikachu. E ora vediamo cosa fa Pikachu. Con uno shock che dovremmo resistere abbastanza bene. Brava la nostra Ponita. E azione dovrebbe bastare. Vediamo. Sì. Ecco qui. Mi spiace per Pikachu e per Luce, però la nostra squadra è fortissima. Ops, quando un Pokémon sferra una mossa mi distraggo sempre, osservando le sue movenze. Intanto salgono di livello Zubat e Ponita. Ah, speriamo che Pikachu non se la prenda con me. Ed ecco un premio anche per te, è una ricetta nuova di Zecca. Ecco qui la ricetta del furtivizzante. Ci vogliono una bacca lupo e 3 fiori di erba repellente. A cosa serve? Serve a far sì che i vostri passi non si sentano. Sai, al momento mi sto dedicando a studiare le distorsioni spazio-temporali. Ne hai mai sentito parlare? Sembra che ultimamente siano apparse in diversi luoghi. Al loro interno si trovano strumenti fantastici, ma anche Pokémon temibili. Se hai intenzione di entrarci, ti consiglio di fare attenzione. Ma ora che ne diresti di avviarci verso la base dell'acquitrino? Ok, quindi la nostra missione principale sarà andare qui, ma prima andiamo qui. C'è anche una comparsa massiccia, ora vi spiego che cos'è, di Starly. Andiamo alla base sull'altura. Perfetto. Hai visto quel simbolo con Starly Palmi? Eh sì, l'ho visto. Vuol dire che c'è una comparsa massiccia. Dove si trova? Si trova qui. Quindi ci mettiamo un bel punto e con Weirdir ci andremo alla velocità della luce. Le comparse massicce. Praticamente in quel punto ci sono tantissimi Starly ed è probabile che ci sia uno Starly Shiny. Quindi uno Starly molto raro con un colorito diverso. Che meraviglia! Questa cosa proprio non la sapevo, Bart. Non è sicuro che ci sia. È una probabilità in più, giusto? Vedi, tanti Starly. Tantissimi. Che di solito qui non ci sono. Quindi armiamoci di Pokéball. E io proverò ad aprire il più possibile gli occhi per aiutarti a vedere di trovare uno Starly di un altro colore, giusto? Ok. E iniziamo qua nel cespuglio, ci accovacciamo così non ci vedono e sarà più facile catturarli. Vedi, ne appaiono di continuo, sono tantissimi. Ma tu sai già il colore o è un colore a caso? È marroncino. Ah, marroncino, vediamo un po' se riesco ad aiutarti a vederlo, sempre vediamo se qui. Appare. Sì, sì, è molto raro, mi sembra in questo gioco uno su 500, non so sulle comparse massicce. Precisamente i numeri corretti. Ce n'è davvero tantissimi, Bart. Hai abbastanza Pokéball? Non lo so, speriamo di sì. Anche se dovrebbe essere completata con questo Starly. Ecco qui. Abbiamo ottenuto un bel po' di Starly, ma non ce n'era uno Shiny. Ah, peccato. Però abbiamo visto una comparsa massiccia. Sì. Ok, ed ecco qui tutte le zone da esplorare ancora non viste. Io direi, dato che siamo vicini, di andare qui. Che è la Land Ossidiana, Bart? Sì, la Land Ossidiana è tutto. Poi ah, ci sono le zone più chiare dove che non siamo ancora non ci siamo ancora andati. Perfetto. Quindi vediamo lì dove c'è la bandierina che abbiamo messo, andiamo. Intanto Collezioniamo materiali. Certo. E anche così i Pokémon salgono. Hai visto che il Pikachu di luce era a livello 20? Eh sì. Devi avere un po' di pazienza, Bart, a spiegarmi tutto, però ti posso assicurare che mi sto proprio appassionando. Bene, sono contento. Poi cavalcare Weirdir, che meraviglia. E sembra ancora più bello il gioco. Eh sì. Quindi prendiamo questi materiali per le Pokéball, che ne abbiamo usati tantissime per catturare gli Starly. E prendiamo anche l'erba repellente per creare il furtivizzante di cui abbiamo parlato prima. Giusto. Ok.
Guarda, Palmi, un abra, è molto raro che... Ed è sparito. No. È tornato? Ed è sparito. Ah, vabbè. Comunque, abbiamo visto questa zona e dobbiamo andare in quest'altra zona. Ok. Quindi vediamo. Ecco lì un Pokémon Alpha. Lo proviamo a sconfiggere? Dai, proviamoci. Così, tanto giusto, anche i nostri Pokémon salgono di livello durante le lotte. Ecco qui uno salario Alpha. Vai, Lazio. Ah, usi proprio il mio Pokémon preferito. Sì, perché è super efficace. Fantastico. È livello 32, non so se resisteremo. No. Giga impatto, una mossa brutto comunque... colpo. Il nostro Lazio non ha più energie, Bart. E adesso chi è efficace? Chi mandi? Gyuwot potrebbe reggere. E proviamo a revitalizzare il nostro... Lazio. Il nostro Lazio. Quindi usiamo prima acqua getto e poi, dato che possiamo riattaccare, curiamo il nostro Lazio. Ok. Abbiamo solo un revitalizzante. Ok, Lazio torna nelle forze. E Staravia usa Trespolo che lo cura. Però noi possiamo. Abbiamo un altro turno a disposizione per curare il nostro Lazio. Perfetto. Così lo rimandi in campo? Sì. Di nuovo Trespolo, ma fallisce perché ha già i punti vita al massimo. Usiamo Danza Spada, così ci aumentiamo la potenza offensiva. Lui usa di nuovo Trespolo, lei è una femmina, che è inefficace. E noi usiamo Acquagetto. Abbiamo più velocità. Dai, qualcosina. Ho usato Trespolo per curarti. Prima o poi li finisci il Trespolo. Infatti mi sembrava una cosa un po' complicata sconfiggerlo. Anzi, sconfiggerla, come hai detto tu, è una femmina. Quindi noi usiamo qua getto, vediamo. Vabbè, ecco, usa Giga Impatto. Ma ora mandando Lazio, oh, un bel fulmidenti dovrebbe passare. Vediamo. Lazio. Forza Lazio. Lazio, un grande attaccante di tipo elettro, un bel fulmidenti dovrebbe bastare. Vediamo. Vediamo. Fulmidenti. Quasi. Ma l'abbiamo anche paralizzato. Perfetto. Attacco rapido. E basta. Sì. Oh, fortissimo il nostro Lazio, quindi. Contro... stare un alfa. Incredibile. Intanto usiamo delle caramelle, esperienza su Gyuwot, così può recuperare la vita salendo di livello. E sale al 21 addirittura. È una tattica, dato che non avevo revitalizzanti, ho usato le caramelle per farlo salire di livello, così che i suoi punti vita aumentavano e quindi non era più capo. Perfetto. E poi lo curiamo con le pozioni. Ed eccolo di nuovo in forma. Dato che lui è già al 21, userei qualche altro Pokémon come Zubat, che è a livello basso, da allenare. Intanto qua a volte appaiono degli Abra, ma è proprio complicato catturarli. Ah, Selina ne ha uno. Eh sì. Quindi vuol dire che è in gamba. È pure una caposquadra, quindi... Ce n'erano due, vero? Però sono subito spariti. La prossima zona da vedere, se aggiriamo questa montagna, è questa qui. Quindi mettiamo il segnalino e andiamo. Andiamo con il nostro Weirdir. Ci fa fare tutto più velocemente, per fortuna. Intanto qua c'è un altro Pokémon Alpha che l'abbiamo già sconfitto. Vediamo che livello è. 30. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Vuoi combattere con chi volevi combattere? O con Ponyta o con Zubat, perché sono super efficaci. Ok. Abbiamo già visto Krikitun, che è molto debole come Pokémon, quindi qualche nota a poco. Sì, le abbiamo fatto un bel po'.
A notte sferza. Anche lui però, eh. Eh sì. Ci fa un brutto colpo. Un ormone alfa. Quindi adesso Zubat. Sì. Proviamo. Anche se non attacco da la Zubat. Lo imparo fra un po', quindi forse è un po' un problema. Sì. Quindi... Ah, non gli fa neanche troppo poco. Se resiste a notte sferza... No, non ha resistito. Vabbè, mandiamo... Beautyfly. Ok. Perfetto, e usiamo... Ah, era Antonio. E finiamo. E così. Sconfitto i cricchetti un alfa. È già il secondo? Usiamo la tattica... Sì, perché l'abbiamo anche sconfitto... Quello sull'altura. Giusto. Usiamo la tattica per rivitalizzare Zubat e gli diamo delle pozioni. Ora anche lui è al 18. Vediamo, forse ha imparato pure una nuova mossa. L'ho letto, e sì, infatti, sì, sì. Ha rasoio, ora anche lui è una mossa volante più efficace. Ok. E intanto ci avviciniamo alla meta della nuova zona, quindi corriamo con Weirdir e ci arriveremo molto velocemente. Eccoci qui, vicino alle nuove zone da esplorare. Quindi vediamo un po'. Ecco. Guarda. Qui, Stuntler è diventato in questo gioco un bel Pokémon perché è un'evoluzione. Indovinate chi è? Weirdir, giusto? Sì, quindi catturandolo potremmo avere un Weirdir anche noi, che è possibile da utilizzare anche nelle lotte. Ma è maestoso! Sì, è un Pokémon pacifico, quindi possiamo avvicinarci senza problemi. Vediamo. È uscito. No. Ed è scappato. Però ce ne dovrebbero essere altri in questa zona, infatti. Qua ce n'è già un altro. Che scappano. Ah, scappano, okay. Veramente in fretta, Bart. Quindi ci dobbiamo accovacciare. Ce n'è uno là dietro. Ci accovacciamo. T'ha visto. Ed è scappato, vero? No, ce n'è un altro. No, è lui, mi sa. È sempre lui? Sempre lui. Non lo so. Vediamo. Dai. È bello questo. Eh sì, preso. Ecco. Ma da tenere proprio in squadra? Non lo so, fare scegliere a te. Sicuramente andrebbe al posto o di Ponyta, magari, o di Beautyfly. No, oh, mamma mia, ma è proprio difficile. O di Beautyfly o di Zubat, perché sono due tipi volanti, quindi ne possiamo togliere uno. Ok, allora pensiamoci più avanti. Magari al posto di Beautyfly, un Weirdir che sarebbe un tipo psico normale, tipo psico molto forte, quindi sarebbe anche utile in squadra. Bello, sì, allora mi piacerebbe. Ed è misto, quindi sia attaccante fisico che attaccante speciale, quindi è molto versatile. Nel frattempo è iniziato anche a piovere. Eh sì. Intanto vediamo le zone, abbiamo visto questa zona e andiamo qui, al Ponte Roso. Tanto qua ce n'erano davvero tanti di Stuntler, ho pronunciato bene? Stuntler. Ok. Scendiamo dall'altura e qui si trova il Ponte Roso. Cos'è? L'evoluzione di Buizel. E come si chiama? Vediamo un po'. Flotzel. Mandiamo in campo l'Axio, magari, se lo vogliamo sconfiggere. È a livello 31. E ci sta pure facendo male. Ma ok. Abbiamo iniziato lo scontro. Piove. Sembra davvero arrabbiato questo Pokémon Alpha. Ed è un po' un problema che piova. Perché? È più forte. Sì, perché i tipi acqua quando piove le mosse di tipo acqua sono più potenti e le mosse di tipo fuoco sono meno potenti. Interessante questa cosa. Elettro? Elettro rimane uguale. E lì abbiamo fatto un bel po' di danno. Se resistiamo Sgranocchio? Non resistiamo. L'avremmo mandato papà. E ora potremmo usare... possiamo mandare Starevia e vedere se possiamo attaccare due volte di fila. Ok, vediamo cosa riesce a fare. Vento gelato addirittura. Non regge. Pokémon Alpha hanno queste mosse molto versatili. Infatti consiglio a tutti, non date più di
più di una mossa dello stesso tipo ai Pokémon. Cioè, io ho già una mossa di tipo acqua, non gliene do altre. Basta quella. Vediamo, possiamo usare ora area assalto e vedere quanto gli facciamo. Vediamo. Anche se potremmo usare anche una mossa di tipo acqua perché siamo sotto la pioggia. Ah, vabbè, siamo andato KO. È andato KO il nostro Duot. Livello 31. Proviamo a mandare il Beautifly. E usare Arzoni. Punto gelato per quanto. Niente, è andato KO subito il nostro Beautifly. Siamo un po' alle strette. Siamo molto alle strette. Può farcela Zubat Bart? Non temo di no, vero? Anche io. E vabbè. Proviamo con Aragoglio, ma non credo. Sì, e invece! Brutto colpo! Zubat, complimenti! Ecco qui, io la caramella M la darei proprio a te. E sale. Ah, e si può evolvere! Vediamo! Evoluzione di Zubat. Fai evolvere. E restiamo a osservare. Poi andiamo a curarci tutta la squadra. E direi che ce n'è bisogno. Golbat. Quindi Bart è un buon Pokémon da tenere in squadra. Golbat. Sì, si deve ancora evolvere. Perfetto. Ed è un gran bel Pokémon da usare. Quindi, come per il discorso che dicevi prima, allora forse magari meglio sostituiamo Beauty. Ok. Bene, curiamo i nostri Pokémon. Sì, andiamo a curare i nostri Pokémon. Guarda, Palmi, un Munchlax. Eccolo lì, sì. Ok. Il Munchlax è la pre-evoluzione di Snorlax, che a me piace molto, Bart. Sì, e ve l'ho già consigliato. Resistente, attaccante, fisico e molto molto resistente, soprattutto in difesa speciale. Preso! Anche questo mi piacerebbe in squadra, e Bart. Anche a me, bene, perché è molto bene. Resistente e impara molte mosse, quindi è molto utile, molto versatile. Ok. Intanto vediamo i Pokémon che abbiamo. Abbiamo preso Gostantler e Munchlax, due Pokémon molto interessanti. Ecco qui e ecco qua. Sono di nature sfavorevoli, ma poi si possono ricatturare e sono tutti e due di tipo normale. Quindi tutte e due andrebbero bene al posto di Beautifly e fare scegliere a te, Palmi. E dimmi tu, ma il fatto che hanno la natura sfavorevole vogliamo aspettare ancora un Possiamo po'? Possiamo catturarne altri, allora, sicuramente dopo, solo dai. Per decidere, non sono già membri assicurati. Ok. Ecco, Palmi, eccoci qui in una nuova zona da esplorare. Tutta questa parte qui, c'è anche un lago. Sì. Molto importante per la trama dei giochi. Quindi io direi di andare. Vediamo se un bel salto. Wow, che salto! Se troviamo qualche nuovo Pokémon. Sì. Per il nostro Pokédex. Ok, intanto lì c'è uno Snorlax Alpha di livello molto alto. Ma non possiamo. Per ora eviterei. Mi sembra che sia a livello 40, quindi eviterei. Vediamo. Però, controlliamo. 45. Aiuto, quindi no. Per ora evitiamo. E c'è anche un Luxray. Luxray, bellissimo. Ce n'è più di uno, sbaglio? Quello è Luxray, lo possiamo solo vedere Luxray. Eccolo qui. Ah no, a livello 30, potremmo anche provare a catturarlo. Ma è stupendo. Proviamo. Quindi il nostro Luxray diventerà così? Sì. Ora è molto difficile da catturare anche questo, essendo a livello molto alto. Proverei solo. Vediamo. Tentar non nuoce. Non ci credo, bellissimo. E tutti i Pokémon salgono di livello perché è di livello molto alto. Wow, non me lo sarei mai aspettato, Palmi. Neanch'io. E poi l'ho visto, è bellissimo. Eh sì, è stupendo. Intanto andiamo avanti. Per di qua. Quindi qua diciamo che in questa zona ci sono un Pokémon molto di... forti. E poi tanti ho visto, quindi. Un Abra! Sì, ora
Vediamo se riusciamo. Riusciremo a catturarlo, Pat. Spero un giorno sì. Comunque, stavi dicendo? È che in questa zona quindi ci sono i Laxio e i Luxray. Sì. E ci sono anche i Yabra e i Kadabra. Giusto, solo che loro spariscono, allora. Sì, quindi diventa più complicato. Guarda che belli quei due insieme. Eh sì, proprio bello vederli in natura così. Che meraviglia. Questa zona... Ecco, guarda! Cosa? Laggiù, che cos'è? Alakazam, pensavo un attimo. Alakazam? Sì, Alakazam è l'ultima evoluzione di... Ma deve essere... è potentissimo, perché così a vederlo... è uno dei Pokémon più forti. A vederlo veramente... Mi sembra sia Pokémon sia di livello 60. Tipo. Mette timore. Eh sì, è livello 60. E ci ha pure visto. È un tipo quindi psico, ve lo consiglio tantissimo. Ci conviene scappare? Veloci... Eccolo, guarda sotto l'albero. No. Velocissimo. Oh! Intanto... No. Vediamo. Sì! Catturato! Intanto ci è arrivato un colpo da quella alla Kazama. E infatti pensavo invece che fosse fuggito su. Lui. E questo chi è? Il mister? Mai. Quello di cui mi hai parlato prima. Stiamo facendo tutto così frettolosamente perché siamo inseguiti da Pokémon. Però comunque sì. Però abbiamo preso Abra. Fantastico. Vediamo se ci riusciamo a nasconderci un attimo. Per Mr. Mime vuoi provare a prendere? Ok, non ci sto più inseguendo nessuno. E qua c'è sotto. Mr. Mime Junior. Tanto per averlo nel Pokédex. Vediamo. No. E lì c'è Mr. Mime che è protetto. Allora. Proviamo a prendere lui. Lui sta scappando. Sta scappando. È scappato. Mr. Mime preso. Fantastico. Perfetto. Guarda quanti ce n'è. E forse in corsa riusciamo... È scappato. È scappato. Lì ce n'è un altro. Che ne dici? Vai nell'erba alta. Sì. L'ultima Pokéball. Dai, è l'ultima Pokéball. Sì. E adesso dobbiamo crearle. Sì, e abbiamo anche completato tutto praticamente. Queste zone più avanti ci andremo perché bisogna avere un Pokémon per andare sul fiume. Ah, ok. E poi qua c'è il lago che andremo a vedere. E poi abbiamo completato... Io direi che in questa esplorazione abbiamo veramente catturato degli esemplari fantastici. Sì, e la nostra squadra è anche salita di livello. Bene, bene. Sono praticamente tutte a 20. Abbiamo catturato un Abra, che è una cosa molto bella. E abbiamo anche preso Mr. Mime Junior, e altri Pokémon come Luxray. Perfetto, e adesso eccoci al lago. Qui c'è il lago che non possiamo ancora esplorare del tutto perché dobbiamo avere un Pokémon per andare sul lago, ma eccolo qui, ci andremo più avanti solo per vederlo, eccolo qua, che bello. Bellissimo. Ok, quindi possiamo tornare a fare rapporto e a concludere l'episodio, direi. Ok, così finalmente andremo... all'acquitrino vermiglio. E c'è la missione di con Maru, la nostra nuova amica Maru. Sì. Perfetto, mi ricordavo bene il nome. Quindi andiamo a fare rapporto? Sì. Va bene. Prima di fare rapporto ci siamo fermati sulle sponde della verità perché qui si può catturare Magikarp. È lontano, però possiamo provare a lanciargli qualche Pokéball. Se proprio non riusciamo... Ok, più su. Vediamo, bisogna fare un bel tiro. Oppure rilanciamo le bacche. È vero, non ci ho pensato. Guarda, però questo sembra che si stia avvicinando. Ok. Eccolo qui, livello 18. Fra due livelli si evolve in Gyarados. Fantastico. Sì. Anche quello è un Pokémon imponente. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Dai. Sì. Preso, Magikarp. E ce l'abbiamo. Quindi abbiamo preso anche il Pokémon che si può catturare al lago Verità. E per ultimo ci siamo dimenticati di vedere questa ultima zona. Eccoci arrivati sul ponte eroso.
E sta diventando buio, Bart? Eh sì, potremmo vedere qualche fiammella. Fantastico! E qualche Pokémon notturno, giusto? Sì. E questo? Ci sono nuovi Pokémon, i Moffin, che sono aggressivi. E sono tipo coleottero, anche volante. E sono livello 23, proveremo a catturarne uno. Anche se ve lo sconsiglio abbastanza come Pokémon, è un po' come Beautifly. Anche se io preferisco Beautifly. Ok, quindi non sono fortissimi, però... Per i Pokédex li prendiamo. Però sono sempre molto belli, eh? Chi ha disegnato i Pokémon è veramente bravo, complimenti. Ok. Ora... Aiuto, ce la farà il nostro Beautifly? Sì, con azione almeno lo manderemo a vita rossa e possiamo catturarlo. Vediamo. Ok, è andato capo Beautifly, ma almeno è a vita rossa. E quindi possiamo mandare Golbat, che si è evoluto il nostro Pokémon. E lanciamo una Pokéball, giusto? Guarda quanto è grande. Mamma mia, che grande! E lanciamo la Pokéball. Prima, durante l'evoluzione, non avevo percepito... La grandezza. Sì! Speriamo di prenderlo. No. Allora, sai cosa? Cosa? Proviamo con ipnosi ad addormentarlo, così che sia più facile catturarlo. Ecco qui, ipnosi. Vediamo se questa... Evita l'attacco, ovviamente. Ha evitato l'attacco. Tanto molto resistente. Ma Golbat, sì! Difesa speciale è proprio resistente. Golbat è sia veloce che resistente in difesa speciale, quindi è molto utile e sia un attaccante molto okay. Valido. Lo abbiamo fatto cadere in una sonnolenza e possiamo provare a catturarlo di nuovo il nostro Moffin. Vediamo se ce la facciamo per il nostro Pokédex. Vediamo. Ecco sì. Catturato. Perfetto. E si continua, quindi già un nuovo Pokémon. Lì ce n'era un altro, Bart. Sì, Dustox. Proviamo le palla orba. Ecco qui. È la prima volta che ci vede. Perché siamo nel fumo, no? Quindi non ci vede. Ed è, e vediamo ora, usciamo. Lanciamo la Pokéball di spalle. Vediamo se siamo fortunati. È uscito. Ovviamente. Si è girato. E ci ha visto. Perfetto. Il colmo. Proviamo con Lazio. Dustox è l'evoluzione alternativa di Beautifly. Abbiamo visto come ci sono due tipi. Giusto, sì. Quindi è l'alternativa. Che non si può sapere prima dell'evoluzione o è diverso anche la pre-evoluzione? La pre-evoluzione di Dustox è diversa. Okay. Silcoon e Cascoon. Ah giusto, ora ricordo. Perché e quelli lì sono casuali. No. Abbiate pazienza, ma sono tante, veramente tante cose da ricordare. L'abbiamo paralizzato. Lo ferro scudo si aumenta la difesa. Lui è più forte di Beautifly. No, io tra i due preferisco Beautifly. E ci sono delle differenze, ma i punti... Le statistiche sono uguali a se sommate. Ok, forse possiamo provare a catturarlo? Sì. Vediamo. Usiamo una Pokéball. Ne abbiamo ancora poche, ma dovrebbe essere uno degli ultimi Pokémon che possiamo catturare. Vediamo. Uno è preso. Bene. Che bello, è diventata sera e abbiamo già due nuovi Pokémon. I combi li abbiamo già catturati. Sì, come dici tu, a meno che non troviamo la femmina. No, ma è molto raro. Più avanti nel gioco troveremo direttamente l'evoluzione. Credo sia più comodo, no? Eh sì. Ah, qua c'è intanto a livello molto alto, vero? 45 infatti. Un Heracross, non mi veniva il nome. Molto forte, ve lo consiglio tantissimo Heracross. Magari potrebbe pure entrare nel team. A te piace Heracross? Sì, mi piacciono molto questi Pokémon. Lui è di tipo coleottero. Lotta. Quindi molto buono, molto molto buono. Un altro Zubat, tanti Zubat. Tanti adesso. Zubat e vediamo, stiamo completando la zona. Guarda, non l'abbiamo mai catturato.
È l'evoluzione di Geodude. Ma non pensi che sia troppo forte? Sì, è solo per vedere di che livello è. Intanto curiamo per sicurezza Luxio e Golbat. Ok. Controlliamo, tanto per sfizio. Curiosità. 30. Si potrebbe anche fare. Vuoi provarci, Bart? Sì, magari solo a sconfiggerlo. È debole per 2 a Geodude. Ed è anche più lento. Non è un Pokémon che vi consiglio troppo. Okay. Anzi. Mi correggo, se lo fate evolvere è veramente un Pokémon molto difensivo, quindi mi correggo, se lo fate evolvere, sì, l'evoluzione è molto forte, scusate, ma è molto difensivo. Bene. Quindi proviamo a lanciare, non lo so, proviamo con un acquaggetto rapido, se no lo manda KO, se lo manda KO era destino che ne troveremo uno più avanti. Okay, no, okay. Quindi possiamo provarci. Possiamo provare. Vediamo. Dai, vediamo. No, è uscito. Forse con la peso ball abbiamo più possibilità però. Ok. Quindi ci riproviamo. Sì, ci riproviamo. Usa frana. Di tipo roccia terra. Uguale a... come si chiama alla Geodude. Ho sbagliato a mandare Golbat perché è debole, però ha il suo tipo, al tipo roccia. Vediamo se è una volta buona. E catturato. Catturato, perfetto. Graveler è stato catturato e abbiamo ottenuto un seme padronanza. Ok, quindi abbiamo catturato Graveler. Li vedi quell'ammasso di roccia lì? Crepato? Con le crepe? Sì. Ok. Se lanciamo incontro un Pokémon, il Pokémon spaccherà la roccia. E otterrò anche esperienza. E c'è un passaggio segreto. Eh sì, il tunnel minerario. Da dove possiamo ottenere materiali. Sì. E c'è qualche Pokémon nascosto, Bart? Pokémon no, ma ci sono, mi sembra, delle incisioni. Oppure un altro tunnel e mi sto confondendo. Interessante, questo... andiamo a esaminare. Ah, in questo ci sono i Pokémon, ok. Ma quello lì è? Machop. Machop. O Machop. Machop mi piace di più. Okay. Secondo te come si dice? Diciamo Machop. Ok. Anche se credo sia Machop. Sai, Palmi, mi devo informare. Ok, ce lo dirai nel prossimo episodio? Sì. Ok. Tanto prendiamo un po' di ciottoli per creare le Pokéball che le stiamo finendo. Possiamo creare le Plumaball. Creiamo delle Pesoball e delle Pokéball. Fantastico. Le Plumaball, mai usate? Ce n'è un altro? Sì. Sono utili per catturare Pokémon di tipo volante. E sono... veloci e vanno in linea retta. Non è un Pokémon aggressivo. No, ma proprio no. Come le sue evoluzioni, non è aggressivo. Mi piace. Intanto c'è Zubat che... è un Pokémon forte? Sì, l'evoluzione, l'ultima, se lo fai evolvere in Machamp, sì, ha un attacco molto alto, è lento, ma un attacco molto alto. Bene. E intanto qua il tunnel continua. E... usciamo qui. Indovina dove siamo? Vicino all'arena del colosso. Perfetto. L'ultima zona che dobbiamo esplorare oggi. Wow. Lì è dove abbiamo sconfitto Cleavor. Che bel giro che abbiamo fatto. Tutto il giro. In questa zona si possono trovare comunque Pokémon che abbiamo già catturato, come Baneri e il nostro carissimo Scyther e anche i Baneri. Nel frattempo è ritornato. Non i Baneri, i combi. Comunque è tornato giorno. Esatto. Quindi diciamo ecco che... i combi e poi... sì. Non abbiamo trovato fiammelle. Le troveremo nel prossimo episodio. Eccoli qua, i Scyther che abbiamo già catturato. Sì. Prendiamo queste bacche lupo, mi sembra. Ah no, vabbè. Ci siamo andati incontro. Ci sta sfidando. Usiamo fumidenti, dovevo passare, perché è super efficace. Ecco qui. Wow, il nostro Luxio. Ora siamo molto allenati di livello molto alto, Palmi.
Eh sì, vedo, vedo. Prendiamo queste bacca cedro e bacca arancia, molto utili. E torniamo, perché abbiamo esplorato la landa ossidiana. E ci mancano solo quei due, quelle sì, due che ci zone arriveremo con, che, quando potremmo andare. Che non mi vuoi dire niente, così non... Non spoilerò? No, no, no. Mi piace vivere queste avventure volta per volta. Ed ecco l'amen. Ecco qui, facciamo rapporto della nostra esplorazione. Catturato 23 Pokémon. Quindi possiamo andare al podere a prendere le chicocche. Sì. Perché abbiamo superato i 20 Pokémon. Guarda lì! E che belli! Eh sì. Infatti una bellissima ricompensa. 8.000. 9.000 praticamente. Le tue ricerche fanno notevoli progressi. Aggiorniamo il Pokédex. E vediamo. Non saliamo ancora di rango. Non saliamo ancora. Cioè, però ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Nel prossimo episodio, esplorando ovviamente proprio una nuova area, troveremo tutti i Pokémon nuovi. Fantastico. Sono davvero curiosa, di cosa succederà. All'acquitrino erbio. Eh sì. Intanto, andiamo velocemente al podere. Sì. Perché le ghicocche. Poi andiamo al pascolo e poi possiamo concludere l'episodio. Va benissimo, Bart. Prendiamo le nostre ghicocche per fare tante Pokéball. Perché ormai siamo diventati fortissimi a catturare Pokémon. Ok, ecco qui. Da Napo. La raccolta è terminata. Che bel raccolto abbondante. Tieni, è tutto tuo. Vediamo un po'. Wow! 68 bacchi di cocca. Coltiviamo qualcos'altro? Sì, possiamo coltivare erbe medicinali. Sì. Per fare le pozioni, giusto? Sì, per fare i medicinali. I medicinali, per curare i nostri Pokémon. Ok. E si va al pascolo, giusto? Sì. E prima chiedo a chi sta guardando questo video se può scrivere nei commenti, per chi lo sa, chi è il discendente di Napo. Ok. Pammi, credo che non lo sappia. No, non lo so. Te l'ho detto, anche a voi amici. Questo per me è il primo gioco. Sì, sì. Quindi ho tutto da imparare. Perfetto. Quindi andiamo al pascolo. Ecco qui, qua abbiamo i Pokémon che abbiamo catturato. Che sono? Stuntler, che vi ho già consigliato. Munchlax, vi consiglio anche lui. Luxray, eccolo qui. Wow. Noi abbiamo Luxio, io direi di continuare la nostra avventura con questo Luxio. Sì. Poi abbiamo catturato Abra, che vi ho già consigliato. Di una natura abbastanza bella. Quindi, sì? Sì. Lo mettiamo in squadra? Un tipo psico. Uh-huh. Magari poi decideremo tra tutti questi qui quale mettere in squadra, se tra Stuntler, Munchlax, Abra. Ok. C'è anche Mr. Mime, che comunque non è un brutto Pokémon. È un tipo psico folletto, difensore speciale, attacco speciale alto, velocità alta. E ve lo consiglio abbastanza. Quindi questo è un buon Pokémon. Sì, un buon Pokémon. Poi abbiamo la prevoluzione Magikarp, che si evolve nel Gyarados, che è di tipo acqua, però anche di tipo volante, e impara una moltitudine di mosse, quindi lo potremmo mettere anche se abbiamo già Dewgong di tipo acqua, al posto di Beautifly, per esempio. Ok. Perché comunque impara tantissime mosse ed è comunque anche in parte volante. Bene. E poi? Quindi ci penseremo. Un altro Stuntler, dato che quello era di natura sfavorevole, vediamo. Anche lui non è che sia di una natura meravigliosa. Poi abbiamo Moffin, Dustax, Graveler e Makop. Ecco qui. Ne abbiamo un altro, vediamo. Ok, sì, questa è una natura pure carina. E di tipo lotta. Guarda che visino simpatico. Tipo lotta puro. Quindi un buon Pokémon, dai. A me piace, ha un faccino davvero simpatico. Poi se ha una buona natura. Va bene. Quindi per questo episodio è tutto. E la nostra squadra per ora rimane quella?
Sì, però rimane quella, vedremo anche i nuovi Pokémon dell'acquitrino. Allora, salutiamo i nostri amici e vi ricordiamo di non perdervi il prossimo episodio per vedere che cosa succederà. Di mettere un mi piace e iscrivervi al nostro canale. Ciao! Ciao!